Penso che prenderò questo. Le occorre un fermacarte? Perché se compra quell'apparecchio si ritroverà solo un fermacarte molto costoso. Beh, un fermacarte non sarebbe male, ma quello che mi serve è un computer. Che ne dice di quello lì? Mm-hmm. Quella è tecnologia di 3 mesi fa. Solo gli imbecilli comprano questi apparecchi obsoleti. Lei non è un imbecille, signore? Cacchio, no. Oh, bene, perché se lo fosse dovrei chiederle di uscire dal negozio. Mi serve solo qualcosa per ricevere le email. Per questo le occorrerà un apparecchio al top dell'avanguardia. È lo stesso usato dagli astronauti per gestire le toilette. Io sono stato un astronauta. Oh, sì, senz'altro. No! $5,000! Ha solo 10 secondi per decidere, signore. Questo è il miglior computer del mondo e lo sarà per sempre, giusto? Sì, basta passare qui l'atto di proprietà della sua casa. Siete al vostro? Quinto. Mutuo. Ehi, Lisa! Ammira il mio nuovo computer! Ah, non dovresti trascinarli in giro! Proprio così, Deio! La madre di tutti i massimi! Oh, 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 ah. Stupida buca! Non temere, testone! Ora sarà il computer a pensare per noi! Ecco qui! Perfetto! Cominciamo! Computer, ammazza Flanders! Ho sentito il mio nome? Mi fischiano le orecchie. Oh, si comincio bene. Adesso finisci l'opera. Oh, sei occupato. Ciao, ciaoino, computerino. Oh, $5,000 per un computer e non porta a termine un ordine semplicissimo. Papi, te lo programmo io il computer. Tu e Babi andate a giocare in giardino. Attana, libera tutti! Poi ti spolpo! Io ti spolveri! Va bene, sei pronto per navigare. Ti ho scritto i comandi base digeribili anche da un pupo. Homer, riporta qualcosa in casa. D'accordo. So che tu riesci a leggere i miei pensieri, Bart. Solo un piccolo cenno. Se scopro che hai marinato, addio chiappette. Sì, hai sentito bene. Penso parole che non direi mai. So che riesci a leggere i miei pensieri, ragazzo. Miau 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 miau, bau 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 bau, kikiriki, miau miau. Io sono la morte. Morte? Non ci interessa. Il mio oroscopo! Toro, oggi morirete. Cosa? No! E potrete ricevere un complimento da un collega mitico, Lenny. Dice proprio morirete. È solitamente specifico per un oroscopo. È meglio che controlli il mio. Oggi vostro marito morirà. Ah, oh mio, paura! Oh, giornale allucinante, non farmi male, oroscopo! Me la sto facendo! Ah, no, mi sono tagliato con la carta! Ah, ah, ho fregato! Stupido oroscopo! Stupido oroscopo! No! Subito il cospopo! Homer, mi posso complimentare con te? Sì, dimmi. È un gran bel serpente a sonagli quello che ti sta mordendo il braccio. Niente male, ciò, ma non hai paura della sua micidialità? No, fra un'oretta sarà stanco di mordere. Serpenti, rinunciatari della natura. Quell'oroscopo era una bufala, non è successo niente tranne la picconata in testa, il morso di serpente e quella cosa al testicolo. Che c'è per dessert? Niente dessert finché non mangi i tuoi broccoli. No, oh, va bene. Un altro decesso dovuto ai broccoli. Ma credevo che i broccoli... Oh sì, uno degli ortaggi più mortiferi della terra. Loro stessi tentano di avvertirti con il loro terribile odore. È più facile quando sono stecchiti così. È molto triste. Il prossimo bimbo. Guardate tutti! Simpson in un concorso per bambini! Shh! Ci stai facendo perdere il concorso! Potrebbe illustrare il suo modello, giovanotto. Cosa c'è da illustrare? Quello è un idiota! Morditi la lingua! In poche parole ho solo copiato la centrale che abbiamo già. Poi ho aggiunto qualche pinna per diminuire la resistenza del vento e questa striscia colorata, a mio parere, la rende scicchettosa. Concordo. Primo premio! Cosa? Sei forte, Homer! Sei il numero uno, Homer! Ma questo era un concorso per bambini! Sì, e Homer li ha messi stra KO.
non ce la faccio più! Questa è una centrale di matti! Matti, vi dico! Anch'io posso essere pigro! Guardatemi! Ciao, sono un impiegato immeritevole come Homer Simpson! Datemi una promozione! Oh, mangio come un maiale, ma non importa a nessuno! Faccio pipì sul coprivater! Datemi una gratifica! E ora torno al lavoro senza lavarmi le mani! Ma non importa, perché tanto io sono Homer Simpson! Non serve che io faccia il mio lavoro, perché c'è qualcun altro che lo fa al posto mio! Do! Ti senti bene, Grimmione? Sto più che bene! Sono Homer Simpson! Ti piacerebbe! Oh, salve, signor Burns! Sono il peggior dipendente del mondo! È ora di andare a casa alla mia reggia e gustarmi la mia aragosta! Cos'è questo? Altissimo voltaggio! Beh, non mi servono guanti di sicurezza perché sono Homer Simpson! Frank Grimes, ovvero Grimmione, come a lui piaceva essere chiamato, ci ha insegnato che un uomo può trionfare sulle avversità. E anche se l'agonizzante lotta per la vita di Frank è stata tragicamente spezzata, sono certo che lui ci sta guardando dall'alto in questo momento. Cambia canale, March! Questo è il nostro nome! Non preoccupatevi, abbiamo aiutato centinaia di persone in pericolo. Vi daremo un nuovo nome, un nuovo lavoro, una nuova identità. Oh, io voglio essere John Elway! Oh! Elway afferra il lancio e va a segnare touchdown! Grazie all'infallibile magia di Elway all'ultimo secondo, il punteggio finale del Super Bowl 30 è Denver 7, San Francisco 56! Non mi sembra tanto una buona idea! E non si tratta solo di telespalla Bob, è un'occasione per dare una svolta alla nostra vita schifosissima. Io sono Gus, lo spazzacamino tanto amato, bello come un dio, pieno di brio, il meglio in tutta Westminster, sì! Chiudi il becco, ragazzo. Abbiamo diverse località dove nascondere la sua famiglia al sicuro. Promontorio della paura, lago orrore, campo spavento, Terrorelandia. Terrorelandia! No, Terrorelandia. Ah! Facciamo così, d'ora in poi lei sarà Homer Thompson e vivrà a lago orrore. Facciamo un po' di pratica, quando io le dico salve, signor Thompson, lei deve rispondere salve. Chiaro. Salve, signor Thompson. Ora si ricordi, il suo nome è Homer Thompson. Afferrato. Salve, signor Thompson. Allora, quando io dico salve, signor Thompson, e le pesto il piede, lei sorride facendo di sì. Nessun problema. Salve, signor Thompson. Mi sa che questo vuole parlare con lei. Ecco, non è stata poi così difficile. Papà, devo riposarmi, ho mal di schiena. Ok, cara, ora ci pensi al tuo papino. Sì, è proprio un gran bel... No! Ok, niente di grave. No! No! Ah, stupida Lisa! Devo fare in fretta, il cemento si secca. Va bene, vediamo. Vediamo un attimo qui. Non si legge niente! Devo usare le istruzioni in francese! Le grill! Che diavolo che è? Oddio, avanti, infilati! Infilati, brutto! Il grillo, dove? No, no, il grill non è il grillo! Le grill, che vuol dire? Oddio! Sì, questo è proprio un barbecue coi fiocchi! No! Perché il mio non assomiglia a questo? Perché? Perché? Perché la vita deve essere così difficile? Perché devo fallire in ogni mio tentativo di fare il muratore? Ah! Come procede l'opera di tuo padre? Credo che abbia quasi finito. Ah! Sì, ha finito. Anch'io ti voglio bene, Rospiolo, sai, ragazzo. Credo di non essermi mai sentito così vicino a te come in questo momento. Oh!
Ce la farò! Questo è il brivido più mitico della mia vita! Sono il re del mondo! A! B! C! D! E! F! B! A! V! A!